Amici, un saluto da Jack Non è Max, benvenuti e bentrovati con l'intrattenitore che vi tiene per ore. Oggi andiamo a tenervi il gran finale di girone. Siamo già qualificati, siamo già al primo posto, godiamocela, semplicemente godiamocela. L'unica direttiva di oggi è divertirci nella partita col Valencia. E sarà un Bari Valencia che vale tantissimo, cioè in realtà no, perché non conta nulla, ma ragazzi, per me conta tantissimo. Dopo di questa ci sarà la fase finale. E lì quarti di finale, semifinali, e si spera anche la finale, cioè si spera già superare i quarti di finale, comunque. Qual è il suo nome? Dimmi come si chiama? Se sapete bene il suo nome. Oh boia! Jack Leone Max, Jack Leone Max, che vi tiene per ore. E ora vi diamo una ragione. Succede? Oh, incredibile! Speriamo la statua si può usare. Visto? Ha perso la testa per me. Salve e benvenuti. Questa è l'ultima partita del secondo girone e verrà giocata tra Bari e Valencia. E il mio secondo commentatore di oggi è, come sempre, Massimo. Bella Giacomo, non credo che una delle due prenderà il largo. In realtà sono praticamente equivalenti, almeno sulla carta. Certo. Equivalenti, almeno sulla carta. Metto due volte. Con lo zoom Buona perfezionato giocata della in difesa. telecamera, è tempo di dar vita allo spettacolo del bomberone Spinesi che avanza. E niente, Il tira. portiere si fa perdonare recuperando il Non pallone. facciamo figuracce col Valencia. Panucci. Buonanotte. Dai. Pericolo allontanato. Carry, un gran giocatore. Che Ilie. vi ricordate meglio di questo Valencia di Un quei buon tempi pallone. buoni? Io vedo anche un Bjorklund, Mendieta, Carry, insomma, Buona giocatori di difesa. un certo peso, La Ma passa in Morera, avanti. Ronaldinho. Gol! Sì, un tiro potentissimo che a momenti sfondava la rete. Il nostro miglior marcatore. Rivediamolo al rallentatore. Difesa da pesce lesso. Possiamo Punteggio dire. finalmente sbloccato, siamo Abbiamo Chidi sull'1-0. Gonzales, che lui. Non siamo qua per fare l'elenco dei giocatori in campo. Cario. Grande Cristian Panucci. Facciamo che giocare un po' col portiere. Passiamo con Mancini. Niente. Ma c'è il Vamp. Spinesi, Bel bomberone, pallone. crossa. Battistuta che sta divent potrebbe diventare un fenomeno anche, Ottimo e lo è passaggio. già, nel Vicenza del 99, su Gli ruba la 99. palla. Sono in fase finale stagione e ci giochiamo tutto alle ultime tre Deve partite. crossarla Mi in raccomando, mezzo. non perdetevi Palla che torna al partitone portiere. attuale in corso. E grazie di cuore, veramente, per chi segue queste mega carriere Ilie. retro gaming, baby. Sì, bella palla. Ronaldinho. Grande parata, la blocca benissimo. Buoni riflessi per questo portiere, doveva fermare la pressione. Ah sì, un grande Perotta. Portiere De fortunato. nada, niente da fare. Riesce a spassare l'area. Lo ha fatto passare. Porco Una can, che grande parata. deviazione del portiere evita il gol. Ci Mancini, stanno provando in tutti i eccellente. modi, ma il portiere sta resistendo. E ora vediamo come va avanti, visto che comunque dopo aver giocato gli europei completamente giocati con Allontana ogni possibile pericolo. FC24, Euro 2024 soddisfacente, almeno nel gioco, Passaggio posso dire che in avanti. posso dedicarmi al finale delle stagioni di retro carriera in corso e poi inizieremo Roma nuova, perché questo canale non si perderà mai. Passa Ho l'area. tante cose da fare. Gioca Ronaldinho. bene in avanti. Kili Gonzales. Ops, boia. Deve rinviare in fretta. Ilie. Idie. Battistuta. Sì, bel Ci passaggio. siamo, Ronaldinho. Bloccata bene dal portiere. Ottime mani. Ecco un ottimo esempio di parata. Sinisa Carriage. Mihailovic. Vampeta. Ben Bomberone giocata. Spinesi. Vai, ora il nemmeno. Niente. Oh, proprio con la Ancora punta delle nulla. dita. Deschamps. Oh, Didier Deschamps, cosa è finito in quella squadra? Incredibile, grande anche Deschamps. Era nella Buon Juve, passaggio. estremamente rappresentativo della Juve, fine anni 90. Pallone in Un avanti. giocatore strepitoso, Deschamps. Inizio Riuscirà a 2000. rinviare?
anzi inizio 2000 direi di no, perché ormai è già nel Valencia. Tiro troppo pretenzioso per preoccupare il portiere. Il primo tempo è quasi concluso. Chili, Gonzalez. Ma la partita può ancora dire mo. Il VAR ha fatto un brutto fallo. Un tackle pericoloso. E vabbè. Se la vi. Ragazzi, se la vi. Ivie, grande mancino. Parata incredibile del portiere che riesce a bloccare la palla. Alla fine. Il braccio come un bambino. Credo che stia facendo un buon lavoro anche il Valencia, si sta tenendo. Lo stoppa bene. Abad, bomberone Spinesi, niente allora da fare. Deviato dal portiere. Batistuta, può provarsi. Ottima respinta. Cardace. Palla rinviata fuori dall'area di rigore. Peccato. L'arbitro fischia alla fine del primo tempo. Ma sì, fine del primo tempo. L'arbitro e le squadre rientrano in campo per la ripresa. Il secondo tempo è appena iniziato. Vorrei che prossimamente mi comporrò un po' di pezzi musicali da utilizzare per queste... Battistuta. Per queste partite con intermezzi vari. Grande parata. Secondo me possono dire delle belle cose. Sfrutterò apposta per essere musica per il canale. Cario. Cario. Buon calcio in difesa. Evita ogni problema. Panucci. Rotta. Gol! Un grande gol. Ronaldinho ne fa due. La palla sarebbe entrata dal momento in cui l'ha colpita. Raddoppio nel vantaggio sul 2-0. Ok. Palla colpita di testa in avanti. Spinesi, filtrante per Battistuta, niente da fare. Scampato pericolo. Moreira. Batistuta. Batistuta. Ottima parata del portiere che blocca impresa. Ha tenuto più palloni fuori di quelli che sono passati oggi. La gioca in avanti. Vai. Dovrebbe rinviare. Dovrebbe. Se si ricorda. Ok, va bene. E di nuovo nella stessa direzione. Oh boia. Perotta, bella. Grande gol. Grande gol. Povero portiere. Il tiro da pochi metri non gli ha proprio lasciato scampo. Stiamo dominando a esperto. Stiamo dominando la partita. Che era partita bene. Guarda, ti faccio vedere. Siamo ancora esperto e li meniamo. Proviamo a sto punto. Per divertimento. A sto punto proviamola a campione. Così si spaccano veramente in due. Pubblico invisibilio. Questo controllo. Che va sul 3-0. È una questione di sensibilità. Questo controllo non puoi giocare alla bassa difficoltà, non puoi perché non te lo prende, non ti prende i comandi, non ti piglia tutto bene. Cioè, già un'impresa a giocare così. Ecco che rinviano. Sul emulatore poi, quindi ancora peggio. Ok, Mendieta. Mendieta. Che vabbè, vedete che giocano a leggenda e si fanno paura. Vi dovete spaventare, diceva qualcuno. Ok. Togliamo Moreira, Ronaldinho, ci mettiamo Shevchenko, Masinga, mettiamo il mitico Masinga, togliamo anche il bomberone Spinesi, ci mettiamo niente meno che Shevchenko. Sono felice di vederlo in campo. Quando entrerà. Spassa fuori dall'area. Bella, non è servita a niente. Oh boia, stanno giocando bene. Carrio, carrio! Riuscirà a liberare l'area? Bjorklund. Bjorklund, ma neanche lui. Mette giù religioso, la palla ragazzi. Colpisce la traversa. Una traversa interessante. Me ne approfitto per dirvi che se volete supportarmi potete lasciare un like al video. Sì, è un piccolo gesto, un immenso contributo. Questa carriera sì, il è top è assoluto. Il e grazie di cuore, merito vostro. Come sempre. Quante volte ho guardato grazie di cuore oggi, ma sono in vena di ringraziamenti. Ve lo meritate. E sono felicissimo. Veramente, tornare qua. Palla intercettata. Con questo Bari prodigioso. Di goderci questa formazione micidiale, sì, ma anche se non mi ammazzano lo faccio assolutamente. Allora. Bel passaggio. Alessandro Del Grosso. Rilanciata fuori area. Masinga. Rimbalza sul portiere. Grande Masinga, non basta. Il portiere che è riuscito ad avviare il tiro.
palla avanti di testa. Se giocano così, però. Cevchenko. No! Hai forse! Niente da fare, Angloma, ragazzi, ma un altro giocatore pazzesco, quello lui. Sono fortissimi, c'è poco da dire. Rimanda la palla di testa. Sono veramente forti, cioè, ci sarebbe tanto da dire, ma. Bjorklund. Non abbiamo il tempo. Non è la sede. Mihajlovic. Ben difesa. Deviazione del portiere. Olì. I giocatori riprendono le posizioni mentre il portiere fa sua la palla. Squisito. Ed ecco la fine del match. Partita a senso unico con un punteggio di 3-0. Mentre i giocatori raggiungono le docce. Statuto per completare le azioni. Hanno avuto più possibilità in porta e meritano la vittoria. Nessuna citazione sulla qualificazione, nulla. Ronaldinho e Simone Perot, ve lo spiego per chi non lo sapesse, Moreira, è Ronaldo Moreira, ma visto che c'era già un altro Ronaldo, l'ha chiamato Ronaldinho, perché era più giovane. È un gioco di parole alla fine, ma lui è assente, vedere. Congratulazioni, hai appena passato il turno e sei ai quarti di finale. Non c'è scritto quello, ma... Allora, andiamo comunque a vedere gli ultimi risultati di Champions. Ma i risultati si sono eclissati nel nulla cosmico. Sì, si sono eclissati nel nulla cosmico. Sono stati bloccati completamente. È incredibile, ragazzi, sono eclissati nel nulla cosmico. E vabbè. Spariti, scomparsi, perché sparisce quando poi cambia il girone, come se non ci fosse mai stato. Lazio-Verona 4-1, questi sono nuovi. Juventus-Vicenza 1-0, Cagliari-Milan 2-1, Urca-Milan, Fiorentina-Parma 0-0, Bologna-Udinese 1-2, Inter-Venezia 2-1, Perugia-Roma 0-1, se mi invento anche le noi saremo contro la regina, ma ci interessa vedere in Champions come va, come saremo. Ah, vediamo un po'. C'erano due Strasburgo, Bari, Hamburgo, Hamburgo, che ce n'erano due, almeno uno dei due è passato. Leeds United, Lione, ecco qua, grande Lione, Mallorca e Köln, Bayern München, München, quello che è Bayern Monaco, e Spagnol. Dunque affrontiamo l'Hamburgo, che è la squadra che non doveva esserci perché è già stata eliminata, ma ne ha messo due volte. Leeds Lione, dunque Mallorca Köln, bella. Mi aspetto, credo, spero, una finale, se ci arriviamo, contro il Bayern Monaco. Il Bari che può fare doppietta dopo aver vinto la Champions League FIFA 2000, ma ragazzi, che godure è! Abbiamo fra l'altro solo 8 punti di vantaggio sulla Lazio, quindi stiamo attenti, eh. Stiamo attenti, stiamo in campagna, che questo tutto può ancora succedere in questo campionato. La Regina è decima, non è una squadra a fondo classifica. Quindi stiamo attenti, la prossima volta non bisogna andare con calma di concentrazione. Vi saluto e ci vediamo al prossimo. Ciao! E grazie ancora, buona giornata!